Questo è stato l'episodio 7 di Hell's Paradise, Fiori e Sacrifici. In generale ve l'ho detto, un bel episodio secondo me. Ovviamente si poteva fare di meglio, quello è indubbio, non è che è stato un episodio proprio importante o comunque... Cioè, importante sì, però non è che sia stato proprio un episodio molto... che ti fomenta, succedono molte cose. Diciamo che le cose principali sono l'incontro con questa bambina, Yuzuriya coperta da questo liquido viscoso, che è un ninjutsu, ovviamente è il ninjutsu, quindi nessuno ha niente da ridire in merito. E poi un po' di fanservice, perché parliamoci chiaro, alla fine questo episodio ha una buona quantità di fanservice in tutta la prima metà dell'episodio, a cominciare da appunto il ninjutsu di Yuzuriya, la parte nelle terme con Yuzuriya e Sagiri, quindi è un mezzo episodio chill, mezzo episodio utile, se così vogliamo definirlo, e poi in realtà all'inizio ci sarebbe pure la parte con loro due, che purtroppo pensavamo essere, effettivamente sono delle fighe, cioè sono molto carine queste due ragazze, ma che poi, come dire, questo tizio, diciamo che... Si è ammosciato e è diventato un uomo, a quanto pare. Il sommo, come lo chiamano? Tengen? Mi pare si chiami Tengen. E quindi sì, alla fine lui è un maschio. Non credo in realtà che, parlando, essendo che queste qua sono rappresentate per ora come delle divinità, non credo proprio che abbiano un sesso, sinceramente. Cioè, probabilmente sono... Si dice ermafroditi? Ah, sì, praticamente come se fossero ermafroditi, ovvero sono sia uomini che donne, fanno come cazzo gli pare, se vogliono essere un uomo sono un uomo, se vogliono trasformarsi in una donna e sforbiciare fanno quello. Quindi niente, all'inizio abbiamo avuto l'accenno di combattimento tra queste due divinità e Bakugo con il fratello, che poi è culminato in malo modo, però vabbè, ci può stare. Abbiamo conosciuto la ragazzina con Groot, con questo essere appunto che... una specie di albero immortale. Non sappiamo bene che relazione abbia con la bambina, che a quanto pare sembra pure essere parecchio forte sta ragazzina, cioè ha una forza ben superiore a una persona normale, cioè non è una ragazzina normale. E per il resto mo arriviamo alla parte principale, ovvero a quando parlano dell'isola. Ovvero, quest'isola si chiama Kotaku e sarebbe lo Shinsenkyo, che se lo cerchiamo, lo Shinsenkyo, sarebbe... Ok, pensavo fosse una roba proprio relativa alla mitologia, alla storia giapponese, ma a quanto pare no. Comunque vabbè, dovrebbe essere semplicemente una sorta di paradiso, una sorta di luogo in cui si trovano tutte le divinità, comunque questo, ed è diviso in tre parti, ovvero, vediamo un po' se lo facevano vedere questa cosa, è diviso in tre cerchi che sono, vediamo un po' se lo ridice. Allora, la spiaggia e la foresta sono Leishu, questo villaggio si trova nel Hojo, e per finire la parte più al centro di questa... di questo posto, si chiama Orai, dove si trova il Tan, che sarebbe appunto il tonico che ti rende immortale, l'elisir di lunga vita. E quindi abbiamo avuto la conferma sia che il tonico esiste, sia sappiamo dove si trova adesso, perché fino ad ora loro stavano vagando un po' a casaccio, adesso sappiamo che si trova al centro dell'isola, dove probabilmente si troveranno tutte le divinità, e sarà pure parecchio difficile accederci. In realtà ci dicono pure che il sommo Tenzen. Ci dicono anche che il sommo Tenzen, a quanto pare, dovrebbe essere il più forte di queste divinità. Cioè, a detta dell'albero, lui è quello che uccide tutte le persone che si trovano, che arrivano sull'isola, tutti gli umani che arrivano sull'isola. E dovrebbe essere quello che governa più o meno su tutte le altre divinità. E ovviamente anche immortale. È immortale, quindi qua, come abbiamo visto, l'hanno tagliato a metà, ma non è morto. Quindi presumo che, come dire, sarà un personaggio molto difficile, un nemico molto difficile da abbattere. Infatti questi due tizi fanno una brutta fine. Quando gli disintegra l'ascia, insomma, non dico che sono morti, perché alla fine dell'episodio ci fanno vedere che probabilmente non lo sono, però forse uno dei due ci saluterà, forse il fratellino più piccolo, non lo so, ho questa impressione che uno dei due morirà. Essendo divinità possono cambiare la propria sessualità a seconda della loro volontà, no, infatti, quello ci può stare. E poi, boh, per il resto in realtà non è che ci hanno detto altre informazioni particolarmente utili, se non che devono stare attenti a questo Tenzen, che sappiamo dove si trova il tonico, però in realtà già sono informazioni molto utili, cioè sono molto più di quello che abbiamo visto in questi primi, o almeno negli ultimi tre episodi. Cioè, gli ultimi tre episodi abbiamo un po' vagato a caso, e abbiamo più o meno conosciuto quelli che erano i mostri di quest'isola, più, vabbè, ci sono stati vari scontri. Questo direi che è il primo episodio pregno di informazioni, cioè con informazioni utili, e alla fine con un tipo di fanservice e un tipo di robe chill pure gradevole, quindi non mi è dispiaciuto. Diciamo, forse avrebbero potuto evitare la parte finale. Cioè, se abbiamo avuto i primi
8 minuti, 10 minuti di slice of, di chill, di roba di fanservice. Poi abbiamo avuto 5 minuti di informazioni utili. L'ultima parte, gli ultimi 7-8 minuti, magari potevano evitare di rifare una parte nelle terme con la ragazzina nuda, con Sagiri che a quanto pare si è portata il... si è portata la roba per fare i capelli. Il motivo, vorrei capire il motivo di questa cosa qua. Infatti Gabimaru gli dice, ma che senso ha? Me li sono portati dal Giappone. Cioè lei si è portata le cose per lavarsi i capelli. Per carità, ovviamente l'igiene è importante anche quando vai in battaglia o dove ti pare. Però non lo so, cioè io forse mi sarei portato qualcos'altro piuttosto che la roba per lavarsi i capelli. Ma comunque, ovviamente, Sagiri. È un po' così, è un po' così. E poi niente, in realtà pure la parte in cui Gabimaru si ricorda della mogliettina, possiamo definirla utile, manco troppo. In realtà già il personaggio della mogliettina già lo conosciamo, già sappiamo più o meno come si comporta e il rapporto che ha con Gabimaru, quindi non ci hanno approfondito assolutamente niente da questo punto di vista. Ci hanno solamente fatto vedere la scena in cui gli fa il bagno, Gabimaru che si comporta in maniera carina con lei, gli dice non ti nascondere la cicatrice, a me non dispiace. E poi vabbè, qualche perla di saggezza della mogliettina che gli dice cose del tipo ti devi riposare e non so cos'altro letteralmente, quindi vabbè, una solita parte che non è molto utile, non è molto utile. Ah, però in realtà ci siamo scordati del fatto che ha rimorchiato pure la ragazzina, Gabimaru ha rimorchiato pure la tipa. E nel finale, una parte di me, come dice pure lui, si è ricordato i sentimenti che provava all'inizio. Però, sinceramente, pure questa parte qui, ma in che senso, Gabimaru? Mi sono ricordato quello che sono venuto a fare qui. Nel senso, grazie, ogni episodio te lo ricordi. Ci fosse un episodio in cui non citi tua moglie. Devo farlo per mia moglie, devo trovare il tonico, mia moglie. Letteralmente credo che in ogni singolo episodio abbia detto questa cosa. Mo, forse ha tirato fuori questa roba perché adesso hanno osato riposarsi per metà giornata. Non posso sprecare il mio tempo, però, mi sono ricordato quello che devo fare. Ma vabbè, cioè in realtà ce l'hai detto tipo 20.000 volte che devi trovare il tonico per la tua mogliettina, quindi... La cosa ancora più importante secondo me che verrà sfruttata come risvolto della trama sarà il rapporto tra il Groot e la bambina. Sì, vabbè, li vediamo pure nell'opening, Li vediamo pure nell'opening e credo pure io che siano dei personaggi più o meno importanti. Comunque per ora ha dato informazioni utili. Non sappiamo per certo se sono vere, se sono affidabili queste cose che ha detto... Però per ora, insomma, vuoi mettere lui rispetto a tutti i mostri che abbiamo incontrato fino ad ora. Quindi staremo a vedere. Comunque, per quanto riguarda l'episodio, ripeto, a me non è dispiaciuto. Quindi non darò un voto non darò un voto inferiore allo scorso episodio, anche perché lo scorso non mi ha detto molto. Ora, sinceramente sono indeciso se dare un 8 meno. Però probabilmente alla fine questo episodio non credo se lo meriti più di tanto. Se nel finale avessero fatto qualcosina di meglio, cioè se negli ultimi 8 minuti ci avessero fatto vedere qualcosa di un po' più interessante, magari gli avrei pure dato 8. Però parliamoci chiaro, gli ultimi 8 minuti sono il nulla cosmico. Cioè se la prima parte la posso capire per un po' di chill, ci può stare. La parte a metà sono tutte informazioni utili. Nel finale poteva pure risparmiarsela sta ulteriore parte nelle terme. Quindi se io vi dico 7,5 senza problemi, forse un 8 meno, ma non lo so. Quindi io 7,5 vi confermo al 100%. Non darei un sarappeggio a questo episodio. 7,88. Quindi in realtà voi gli avete dato un voto leggermente inferiore rispetto allo scorso episodio, ma io vi continuo a dire che secondo me lo scorso episodio non è niente di che.